Benvenuti a Villa Torlonio. Oggi ci affacciamo sul traffico di Via Nomentana, ma ovviamente questa era una zona di campagna. E nel 600, per esempio, proprio qui dove ora sorge la villa, c'era una vigna della famiglia Panfini, che poi passò nel 700 alla famiglia Colonna. Solo nel 1797, però, la villa comincia veramente la sua trasformazione radicale. Questo perché in quell'anno il ricco banchiere Giovanni Torlonia acquisisce il titolo di marchese e per sancire questo suo nuovo status sociale decide di affidarsi, pensate, al grande architetto Giuseppe Valadier per la ristrutturazione di tutto il parco. Ma la villa raggiungerà il suo massimo splendore con l'erede di Giovanni, Alessandro. Infatti nel 1832 Alessandro incarica l'architetto Giovan Battista Caretti di ampliare gli edifici preesistenti e di realizzarne dei nuovi, come la grande tribuna con fontana, il Tempio di Saturno e i falsi ruderi. Altri edifici vengono realizzati, ma oggi non sono più visibili, a causa dell'ampliamento di Via Nomentana nei primi del Novecento. Fu proprio Giovan Battista Caretti, infatti, a modificare e trasformare il casino nobile del Valadier, aggiungendo un grande pronao con loggia monumentale e sostituendo ai lati del casino le ali con dei portici semicircolari con colonne doriche. Per completare i successivi lavori della villa, Alessandro si avvalse di altri architetti. Quintiliano Raimondi realizzò una lanciera, oggi comunemente nota come limonaia, e questo magnifico teatro. Giuseppe Iappelli si occupò della trasformazione della parte sud della villa, conferendogli un'immagine romantica di giardino all'inglese. Sul suo progetto vennero realizzate la capanna svizzera, il campo da tornei, la grotta, la torre e la serra moresca. Queste ultime, come potete vedere, dopo lunghi ed eccellenti lavori di restauro, sono state riaperte al pubblico. Erano collocate qui, ai bordi del parco, perché appunto rappresentavano una zona di gioco rispetto all'ufficialità del casino nobile. Dopo Alessandro, il nipote d'erede Giovanni Torlonia Junior fa realizzare all'interno della villa dei nuovi edifici. Già nel 1908 l'architetto Enrico Gennari si occupa della trasformazione dell'ottocentesca capanna svizzera, un edificio che in origine aveva un aspetto rustico dal sapore alpestre e che verrà poi trasformato in una residenza, assumendo la denominazione di villaggio medievale. E questo perché tutte queste torrette, logge, portici, maioliche e soprattutto delle vetrate molto speciali. Nel 1917 l'architetto Vincenzo Fazzolo renderà questo edificio ancora più particolare, elaborando qui, sul fronte meridionale, un apparato decorativo veramente eclettico. Tutti pezzi unici, diversi uno dall'altro, e stili che si intrecciano, come anche l'antico romano con questi elementi di rimpiego, il capitello corinzio, il fregio, quei piccoli minuscoli dettagli, o il déco e il liberty, che sembrano quasi dialogare tra di loro. Guardate per esempio quanto sono buffi e curiosi quei capitelli a forma di chiocciola. Tutti questi dettagli poi ci raccontano la particolare personalità del committente. Pensate che dal 1925 Giovanni Torlonia si trasferì proprio qui, all'interno di questo edificio, in quanto affittò a Mussolini, alla cifra simbolica di una lira, il casino nobile e altri spazi della villa. Entriamo quindi ora proprio all'interno della casina e lo facciamo in punta di piedi. Questo perché, badate bene ragazzi, lo dico soprattutto a voi,
Conosciamo quanto questo bizzarro scrigno all'interno di Villa Torlonia eserciti un certo fascino, ma il posto va visitato con un rispetto, oserei dire, reverenziale, e lo capiamo osservando subito le sue straordinarie vetrate. Tutte le vetrate sono state realizzate a Roma tra il 1908 e il 1930 nel laboratorio di Cesare Picchiarini, detto Mastro Picchio. Realizzate dai disegni degli artisti Duilio Gambellotti, Vittorio Grassi, Umberto Bottazzi e Paolo Paschetto. Insieme, raccolte all'interno di questo straordinario edificio, costituiscono un unicum in tutto il panorama artistico internazionale. E questa è la stanza delle civette, dalla quale la casina prende il nome. Ci troviamo ora nella stanza da letto del principe Giovanni Torlonia Junior. Guardate che belle queste vetrate attraversate ora dalla luce del sole. Oh, il curioso dettaglio del soffitto col suo anello di pipistrelli. E qui alcune delle vetrate più particolari della casina, realizzate da Paolo Paschetto, con queste meravigliose rose, dei nastri Liberty e poi un dettaglio veramente spettacolare, un vetro bombato che simula il battito delle ali delle farfalle. La casina ospita anche una piccola, preziosissima biblioteca sulle arti applicate, con testi specifici sulle materie e le tecniche decorative, oltre a un catalogo di consultazione in braille. Oggi la Casina delle Civette ospita al suo interno il Museo della Vetrata Liberty. E nel percorso espositivo vengono accostati i disegni e i cartoni preparatori delle vetrate poi effettivamente realizzate. E questo permette ai visitatori di confrontare la resa pittorica degli acquerelli con le sfumature e le trasparenze del vetro. Sì, da queste imponenti colonne del Casino Nobile di Villa Torlonia non resta che salutarci. Questa, come sempre, è Roma Ora. Roma mentre accade.